prima di continuare a aumentare la spesa per il personale anche nelle società partecipate, dove guarda caso spesso chi è che entra è perché è baciato dalla fortuna, no? Perché è collegato magari a qualche sistema, perché magari è collegato a qualche parentela, tutte coincidenze, ma lasciamo stare questo, sono coincidenze. La querela dell'ATM. Perché ho bloccato subito quell'operazione? Ma per un motivo semplice. Esistono nella pianta organica del comune 300 figure B. Gli autisti sono figure B. È ovvio che è figura B, va, deve prendere la patente, si riqualifica e va a fare l'autista eventualmente, perché io non so gran parte di queste figure cosa fanno più dietro la scrivania. Una parte sicuramente sono utili, ma vi assicuro che un'altra parte non è utile in quel posto. Significa che io devo tagliare tutti quei costi improduttivi che ci sono nel palazzo, perché io devo dare servizi alla comunità. Perché per portare alla normalità la comunità ci vogliono i soldini, e i soldini che pagate voi con le imposte, se vengono utilizzati in modo sbagliato, non basteranno mai. Ecco qual è il concetto. E allora le pressioni, le minacce, e mi incontra qualcuno che ora non rientra più in quei 75, perché l'operazione ATM, faccio un esempio, tra la trattativa e l'altro sapete com'è finita? Che a posto di costare 2.600.000, ora costerà 1.400. Quindi la mia tiritera ha fatto risparmiare tanto 1.200.000 in secco. Ma non è questo, guardate, è la prospettiva. Perché? Perché io prima di introdurre altro personale all'interno dell'ATM ho il dovere di verificare nell'insieme della pubblica amministrazione allargata, si chiama, tra comune e società partecipate, dove posso prendere il personale da riqualificare e ricollocare. Quello è il concetto. E allora è logico, lo dico qua alla città, perché il trucco di far toccare 3 anni tra una proroga e l'altra per far poi scattare la stabilizzazione di questo personale, io non lo permetto, e lo dico in questa città, in questa piazza, al di là delle minacce che arriveranno. Chiaro? Perché? Perché ce l'ho con qualcuno di loro? No, non so manco chi sono. Perché se io ho la possibilità di spostare personale da un luogo all'altro, il mio dovere di sindaco è quello. Ecco cosa si nasconde dietro poi a tutta una strumentalizzazione spesso giornalistica. Ma perché non ci fate lavorare serenamente intanto? È possibile che io debba subire anche processi giornalistici spesso così, su cose inventate? Ma pensano che io mi intimorisca, neanche più rispondo alla stampa. E mi rifiuto, e mi dispiace. La stampa, e lo dico senza ora polemica, ci segua sugli atti che facciamo. Tanto le nostre azioni li stiamo pubblicando costantemente sulla nostra pagina. Quella è la nostra versione dei fatti. Io ho chiesto anche alla Giunta sobrietà, cioè di non rilasciare più di tanto dichiarazioni, perché desideriamo che parlino le nostre azioni, gli atti amministrativi che produrremo. Tanto lo sappiamo che c'è un piccolo pezzo della città che comunque farà azione di intimidazione, ma noi rispetto a questo è logico che andiamo avanti fino in fondo. E qua lo voglio anche lanciare un messaggio alle organizzazioni sindacali che incontrerò per una presentazione la prossima settimana, poi inizieremo un percorso dal 3, se non ricordo male, di settembre. Io desidero il confronto, e lo dico senza alcun problema, però il confronto non deve essere semplicemente a senso unico,
o con interessi unilaterali. Perché dobbiamo partire dal presupposto che il palazzo municipale non deve dispensare posti di lavoro, deve col proprio ruolo contribuire a creare posti di lavoro. E posti di lavoro non li crea, non si creano all'interno del palazzo municipale e delle società partecipate. Si crea con un sistema sano dove ognuno svolge il proprio ruolo. Il palazzo municipale deve svolgere il proprio, abolire il pizzo legalizzato che si paga in questa città, liberare il territorio da certi condizionamenti e mettere in condizioni chi deve creare posti di lavoro, che sono gli imprenditori, ad avere come riferimento il palazzo municipale come un amico e non come un nemico. Oggi abbiamo fatto un'altra delibera di giunta dove abbiamo chiesto ai dirigenti e ai responsabili di tutti i dipartimenti di censire i regolamenti che esistono, che sono tanti, aggiornarli alle normative vigenti, perché la gran parte neanche questo hanno fatto, e introdurre un principio, il principio del tutto si può fare tranne l'elenco di ciò che non si può fare, o tranne che si rispettino queste regole. Ti sembra una banalità? Non è una banalità. E vi voglio fare un esempio pratico. E lo sanno soprattutto i commercianti, gli imprenditori. Provate a fare una richiesta di occupazione di suolo pubblico. Non so quanti di voi ci hanno provato. E allora vi posso dire che la vicenda è molto fantoziana, perché voi fate l'istanza, passano mesi se va bene, magari nel frattempo avete le necessità, se avete aperto un bar, arriva l'estate, cominciate a mettere i tavolini, viene giustamente, no, la polizia municipale e vi multa, e voi vi trovate nel paradosso che avete fatto l'istanza. Per colpa dell'ufficio sono passati mesi e l'istanza non viene esitata, vi serve per quel periodo l'occupazione, perché poi che ve ne fate? Nel frattempo però il solo fatto che avete fatto l'istanza, che magari è stata fatta la segnalazione, arriva la polizia municipale e vi multa. Risultato? Meglio non fare l'istanza, li metto come abusivo, se mi imbeccano mi becco la multa, se no mi è andata bene. Si può continuare così? Non credo. Però vediamo di cambiare il principio. Che abbiamo detto noi? Stabiliamo già in partenza cosa ci vuole, dove si può fare l'occupazione, quali sono i documenti, quali sono i requisiti. Dopodiché, come esiste già in materia urbanistica e in altri settori, fai la tua dichiarazione, la tua asseverazione, depositi tutto e intanto occupa, paga, occupa. Dopodiché io avrò i miei termini per controllare quello che tu hai dichiarato, quanto hai pagato. Se non corrisponde alla verità quello che hai dichiarato e non sono cose gravi, ti rettifico quello che tu mi hai dichiarato. Se invece mi hai preso in giro, ti faccio decadere dall'autorizzazione e paghi pure il triplo. Non è più semplice così?